A Farra d'Alpago il convegno Il Lupo, tutta la verità, fortemente voluto da Cia Belluno in collaborazione con la cooperativa Fardima, sotto la lente le difficoltà degli allevatori bellunesi legate alla presenza del predatore nel territorio. Proprio l'Alpago risulta essere la zona più colpita da questi attacchi, come ha confermato il presidente della cooperativa Agnello dell'Alpago, Zaccaria Tona. Abbiamo avuto nel giro di 5 anni oltre 700 predazioni. 5 anni fa avevamo 3.000 capi, pecora razza Alpago, oggi ci troviamo con 2.500 capi. Gli allevatori 5 anni fa erano un centinaio, dopo 5 anni ne abbiamo solo 60. Le predazioni sono per fortuna rare, ma quando arriva è spietato. Non vorremmo mai che si arrivasse proprio a una situazione drammatica e quindi che ovviamente l'animale arrivi ad attaccare l'uomo e di conseguenza ci si trovi magari in luoghi diversi per magari non discutere di come gestire il problema del lupo, ma di piangere qualcuno. Stefano Saviane, presidente della riserva di caccia di Tambre, ha illustrato ai presenti la funzione del cacciatore che contribuisce al riequilibrio della fauna in base a precisi censimenti, soffermandosi sull'ipotesi di adozione di questo modello sulla popolazione dei lupi. Non dobbiamo eliminarlo, io non ho detto che bisogna eliminarlo, il mondo venatorio non dice che bisogna eliminarlo, dobbiamo solo dire di gestire come viene fatto per tutte le altre specie, in funzione del territorio, dei metri, degli ettari a disposizione di ogni riserva piuttosto che di ogni provincia. Al termine del convegno è stato predisposto un documento fatto firmare a relatori, sindaci dell'Alpago e al senatore Luca De Carlo, che verrà sottoposto al Ministero di competenza a Roma, al centro una richiesta ben precisa. Di passare assolutamente da un concetto di protezione ad un concetto di gestione. Sembra una frase fatta, ma è rivoluzionario, perché con questo ti permette poi di ragionare su carichi sostenibili, di ragionare sul piano di controllo, sul monitoraggio, sulla gestione e anche sul contenimento.